Il proposito della vigilia era chiaro per Ilarion: informare Francesco e scambiarsi opinioni sullo scisma ucraino, definizione di Ilarion stesso. Udienza papale oggi alle 12, saluti cordiali, poi colloquio a porte chiuse. Argomento scottante, l'autocefalia della Chiesa ortodossa ucraina, in sostanza l'autonomia religiosa dopo quella politica da Mosca. Bartolomeo, patriarca di Costantinopoli, ha detto sì. È uno scisma, ha ribattuto ancora oggi Ilarion, capo del Dipartimento Relazioni Esterne del Patriarcato Russo. Ne deriva dal punto di vista russo che anche Bartolomeo è scismatico, giacché approverebbe la separazione di una bella fetta per numeri di chiesa russa. Però è ancora in tempo, spiegava Ilarion stamane in un'intervista a Sir e Radio in Blu, per fare marcia indietro. Ma è la prassi storica dell'ortodossia, ribattono da Costantinopoli, stabilire una chiesa autonoma per nazione, come è avvenuto ovunque lungo i secoli. Il nodo Ucraina però è particolarmente intricato, stante il contrapposto nazionalismo politico ucraino e russo, sfociato già in guerra aperta 4 anni fa. Certo è che lo scontro tra le più autorevoli sedi dell'ortodossia complicherà parecchio per Roma il cammino ecumenico verso est. I rapporti con Costantinopoli sono pressoché ottimi, specie quelli personali tra Bergoglio e Bartolomeo, ma sarebbe un peccato compromettere il faticoso recente disgelo con Mosca, culminato 2 anni fa con lo storico incontro a Cuba tra Papa e Patriarca Kirill. E sempre stamattina a Santa Marta il Papa è tornato a parlare dello Spirito Santo. Francesco, riflettendo sull'odierno Vangelo di Luca, si è soffermato sui 2 tipi di persone che si riscontrano nel brano e che crescono in modo opposto tra loro. Queste, sentite. Una che, guidata dal proprio egoismo, cresce verso l'interno. Ha un lievito che è l'egoismo, che gli fa crescere verso l'interno e soltanto si preoccupa di apparire bene, apparire equilibrato, bene, che non si vedano le cattive abitudini che hanno. Sono gli ipocriti. E Gesù dice: guardatevi. L'altra gente sono i cristiani. Dovremmo essere cristiani, no? Ma perché anche ci sono cristiani ipocriti, no? Che non accettano il lievito dello Spirito Santo. Per questo Gesù ci ammonisce: guardatevi del lievito dei farisei. E il lievito dei cristiani è lo Spirito Santo, che ci spinge fuori, ci fa crescere con tutte le difficoltà del cammino, con tutti i peccati, ma sempre con la speranza.